Eccomi qui con Andrea Pintucci. Andrea Pintucci, cioè chi è Andrea Pintucci? Come chi è Andrea Pintucci? Chi è Andrea Pintucci? Abbiamo fatto nessuno, un sacco di... esattamente vero, nessuno, vero, no? Però voglio ringraziare e salutare tutti i miei fan, va bene? Bene, anche che lui, bravissimo contrabbassista, bassista, pianista, cantante, fa un sacco di cose. Sono anche un bell'uomo, non so se l'avete visto. Un bell'uomo, c'ha tutte queste cose. Allora guarda, a proposito di uomini, io partirei con questa cosa, sì. Senti. Ok. Ma dove vanno i mariani? Con le loro giubbe bianche, sempre in cerca di una rissa o di un bazar. Ma dove vanno i marinai, con le loro facce stanche, sempre in cerca di una bimba da baciare? Cosa fanno i marinai, quando arrivano nel porto, vanno a prendersi l'amore dentro un bar? Qualcuno è vivo per fortuna, qualcuno è morto, c'è una vedova da andare a visitare. Come fanno i marinai a riconoscere stelle, sempre uguali, sempre quelle all'equatore, al polo nord? Ma come fanno i marinai a baciarsi tra di loro e a rimanere per gli uomini però? Intorno al mondo senza amore, come un pacco postale, senza nessuno che gli chiede come va, col cuore appresso ad una donna senza cuore. Chissà se ci pensano ancora, chissà. Musica! Allora, perché ho fatto questa canzone? Perché, insomma, io e Andrea abbiamo dei trascorsi. Tra l'altro sentite un cane, perché fa parte oramai di questa... siamo in trailer. Non ci buttiamo così giù, questa sera siamo proprio chiamata. No, però sentite un cane, perché noi facciamo questo scapicchio tour by cane. Che è una genialata, diciamolo. Vabbè, insomma, diciamo una cosa che è nata per gioco e quindi la facciamo dove capita. Io oggi sono venuto a trovare anche il mio amico... Andrea qui dalle sue parti, e abbiamo dato un punto su qua c'è un cane che abbaia, noi lasciamolo abbaiare. Certo. Allora, dicevo, perché questa cosa qui? Perché io e Andrea abbiamo tanti trascorsi insieme, abbiamo fatto gli spettacoli insieme e abbiamo fatto tante cose insieme. E tra le quelle che mi vengono in mente, però l'altro giorno con Stefano Indino ricordavo di una famosa data fatta proprio a Genova, dove c'era stato raccontato tutto il prima, che è stato veramente... Ma poi noi abbiamo fatto, c'è stato un dopo. Che cosa è successo? Cioè, tu stai parlando di L'amore è un sogno. L'amore è un sogno è una cosa, intanto è un'opera stupenda, cantata, dove c'è la band che suona, però cose d'altri tempi. L'avevamo fatto già anche a Roma, l'avevamo già certamente fatto. Però ci chiamano per questo a Genova, e quindi vabbè, succede tutto quello che succede prima, ma poi cosa succede? Succede che praticamente dopo lo spettacolo, che era andato molto bene, e grande successo, e quello è il momento in cui gli artisti hanno chiaramente, sono più deboli, perché sono molto sensibili, sono come dire, e te frega. E allora arriva quel primo che te frega. L'impresario che cosa chiede a Scapicchio, che era stanco morto perché aveva fatto un ottimo, bellissimo spettacolo. Anche come protagonista, ma aspettiamo di tornare sì, a casa. I complimenti, macchina, i complimenti seguono che cosa? La richiesta di tornare col furgone. C'era un furgonaccio, eccetera, eccetera, che portava delle cose. Insomma, doveva tornare a Roma sto furgone, e chiesero a Sandro di riportare questo furgone. Chiaramente non eravamo così famosi, oggi non ce lo chiederebbero mai, no. Però dunque, all'epoca stavamo facendo la gavetta, allora ci chiesero questa cosa. Io, siccome ero cominciavo a diventare amici, insomma, a condividere un po' di cose, non se l'è sentita di abbandonare, non me la sono sentita di abbandonarlo, e ho detto guarda Sandro, ti accompagno io. E quindi inizia questa transumanza, questo viaggio, come fanno i marinari, alla Cristoforo Colombo, sì, proprio verso Roma, capito? Facciamo tutta l'Aurelia, o bomba, riveniamo a Roma, ecco, diceva tutta l'Aurelia con un furgone che vi dico soltanto che è costato più di olio nel motore che di gasolio. Sì, poi penso di meccanico, perché quello che succede dopo, no, però comunque proprio questo furgone zagaiava, proprio zagaiava.
Però sai, bene o male, l'entusiasmo, tutto quanto. Però a un certo punto, quando stavamo quasi a 10 km dal Lazio. Sì, perché abbiamo fatto l'Aurelia da Genova, neanche l'autostrada, capito? Da montare, sì, perché da montare, cioè veramente ci avevano dato i soldi per l'autostrada, per la benzina, però cioè, poi ci siamo accorti che l'olio, vabbè, saliamo spesi per l'olio. Insomma, a Montalto, a 10 km dal Lazio, proprio c'ho un sussulto, lui stava al volante che guidava 60-70 arvola, che se parlavamo proprio così, proprio da coatti. Però le risate. Per capisse, perché se no si sentiva, rimbombava tutto. Insomma, a un certo punto questo furgone c'ha un sussulto, gli faccio, Andrè, e questo mo ce lascia? E Andrea mi risponde, non ti preoccupare Sandro, questo vuole morire a casa. E poi è morto realmente a casa. Sì, è morto. Ma senti, che anno era? Te lo ricordi tu? Guarda, era un 2000? Guarda, poteva essere 2005, massimo 2006. Sembra un po' questo. La cessa che piange, com'era, no? Quasi 1005. Sì, esatto. Infatti, noi durante il viaggio abbiamo pure pensato di trovarsi, come si chiamava, il paese? A Frittole. A Frittole. Comunque, fiorino, devo dire una cosa, che a parte che saluto tutti gli attori, tutti gli amici artisti che hanno aderito a questa iniziativa, secondo me geniale, di un artista come Sandro Scapicchio, che tutte le volte che si verifica un momento di, come dire, di difficoltà, le persone, quelle vere, quelle che riescono a tirar fuori dalla società poi la sintesi, escono fuori, e Sandro si inventa questa cosa in macchina e la fa anche con una certa classe, devo dire. Vabbè, perché, però è buona la prima, facciamo sempre buona la prima. Anche queste cose ci vuole un po' di classe. Buona la prima, facciamo sempre buona. Buona la prima, buona. Senti, allora guarda, senti quest'altra canzone che a noi piace molto, perché poi a parte che insomma le cose teatrali che abbiamo fatto tante cose, però insomma noi siamo anche un po' accomunati dal gusto per i cantautori, soprattutto alcuni. Beh, noi siamo cresciuti con la cultura dei cantautori. Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità ti fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane, un bacio non dato? Oh, cosa sarà che ti svegli al mattino e sei serio, fa morire ridendo di notte, ombrato un desiderio? Oh, cosa sarà che ti spinge ad amare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta? Oh, cosa sarà che ti spinge a picchiare il tuo re, a cercare giustizia dove giustizia non c'è? Oh, cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se di niente che hai bisogno? E cosa sarà che ti strappa dal sogno? Oh, cosa sarà che ti fa uscire di tasca dei no non ci sto, ti getta nel mare, ti viene a salvare? Oh, cosa sarà che dobbiamo cercare, Cosa sarà che ti fa lasciare la bicicletta sul muro a parlare del futuro? Camminare la sera con l'amico a parlare del futuro. Bellissima questa. Beh, ma noi ne abbiamo fatte di camminate a parlare del futuro, no? Sì. E credo che questa cosa potrebbe essere proprio l'inizio di un nuovo corso, sai? Perché sì, noi artisti e tu, perché io ti seguo da tanto e lavoro con te da tanto, e tu me l'hai anche un po' insegnato, che bisogna sempre parlare del futuro, anche quando si parla nel presente. L'artista è questo. Beh sì, perché vedi, per esempio, io sono sincero, in questo momento sono molto contento con tutte le difficoltà, perché questa cosa che sto facendo di andare a trovare gli amici, tutti amici, ecco, come Andrea, che c'è veramente stima, amicizia, oltre a una grande professionalità, beh, questa cosa mi sta rendendo felice, perché significa che non ci fermiamo mai, che comunque c'è sempre un'idea che, certo, che viene fuori, e questa è la cosa più bella. Senti Andrè, comunque io questo te lo dico sinceramente, io sono sicuro, come hai detto anche tu, che questa cosa porterà,
sarebbe stato meglio che non ci fosse stata, ma porterà nuovamente le menti a sforzarsi, a trovare delle idee. Io voglio dire una cosa, non è paragonabile al dopoguerra, perché insomma 2 mesi, non so, 5 anni di guerra, insomma io ho avuto un padre che mi ha raccontato tante cose della guerra e quindi non la paragoniamo, però comunque è un po' un dopoguerra. Quando a volte parlando con altri artisti si dice, ma ci hai fatto caso i grandi che ci sono stati nel dopoguerra? Perché? Io ho sempre detto, quando mi hanno chiesto secondo te perché? Perché la fame, la difficoltà, sì, fa sviluppare la fantasia. Sì, sì, l'ironia, la sofferenza fa. Guarda l'ironia, diciamo, del popolo napoletano, no? Che è sempre stato comunque un popolo, rispetto a tanti altri, vessato. Quanta ironia, con quale ironia poi sono riusciti a risolvere, a superare i momenti difficili. Noi romani lo siamo altrettanto, perché poi alla fine sono due città particolarmente diverse, però comunque vicine e mediterranee. Io, sai che stavo pensando? A un pezzo di Lucio Dalla dove proprio dice caro amico ti scrivo, no? Quel pezzo lì che a un certo punto dice quest'anno che verrà porterà delle innovazioni, tutti quanti stiamo già aspettando. Qual è l'innovazione che io mi aspetto e che desidero? Sicuramente non certo una rivoluzione tecnologica. La novità non può essere tecnologica, la novità deve essere di sentimento. Allora io mi affaccio dalla finestra di casa mia e mi accorgo che nell'ultimo mese c'è molta più gente che pulisce le strade. Sì, cioè ci sono persone che si sono messe insieme, probabilmente un po' per noia, un po' perché lo spirito poi alla fine della difficoltà ti porta a sentirti utile. Certo. Cioè si sono consorziate in maniera privata e si sono messe chi si occupa di un giardino, chi si occupa di una strada. Cioè, forse noi dovremmo insistere su questa cosa, no? Cioè, capito? Mi vengono in mente tante cose, no? Questi benedetti divani lasciati in mezzo ai cassonetti a Roma, su via della Giuliana, tutte queste cose qua. Io spero veramente che la nostra coscienza civile ci porti un po' più di pulizia, che non sarebbe male, interiore ed esteriore. E allora guarda, lasciamoci con un coro che facciamo insieme di una canzone di tanti anni fa, che però è sempre, sì, stata un po' il mio. Una canzone che avrei voluto scrivere io, che è questa qua. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Per un attimo, sai che sembravi Brunetta dei Ricchi e Poveri. Non potevamo chiudere con una stronzata. Eh sì, perché fa così. grazie ad Andrea. Preferivo Marina Occhiena io, però. Andrea, volevo fare un incontro con te molto più serio, ma non ci riesco. Ma dai, su. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, grazie.